10 anni fa li ha uniti la passione per la musica e per la bellezza fiera e piena di contrasti della loro terra. Un progetto, i Calafro, e un amore per la Calabria che è stato subito un no netto all'Andrangheta, cantato a suoni rap, reggae e folk. Non è semplicemente un disco musicale, ma è un progetto che ha abbracciato diverse realtà e poi la nostra attività concreta all'interno delle scuole per far sì che la musica diventasse un mezzo di comunicazione importante, ma anche fosse un modo per avvicinare i più giovani. I 5 ragazzi di Reggio Calabria vantano anche un curioso primato. Sono andati in tournée su un'auto confiscata e con i soldi tolti all'Andrangheta hanno anche inciso il loro ultimo album, Resistenza Sonora, zeppo di messaggi forti contro il pizzo, la corruzione, il razzismo, le violenze dei mafiosi. Maurizio, il loro fonico, questo impegno l'ha pagato con 7 intimidazioni. Quando mi hanno sfondato il vetro della macchina e mi hanno lasciato 5 bossoli calibro 9, allora abbiamo deciso con Simone di fare un brano che era un nostro urlo alla mafia, insomma un contro la mafia, dove parliamo di un milione di eroi, dove insomma invitiamo tutti a urlare il loro no, dove c'è stato proprio un riscontro di questi tutti, quindi di questa società unita nel dire no alla mafia. Oggi Simone, Bruno, Francesco e Maurizio hanno allargato i loro orizzonti, video, giornalismo, teatro civile. Quest'estate continueranno a girare, a parlare con i giovani e a risvegliare le coscienze con i loro rap. Vista per vendetta, noi non abbiamo scelta. Se Reggio alza la testa, non resterà la stessa. Il silenzio basta a far parlare tutto il resto, perché nessun manifesto elettorale dirà questo. Siamo più di loro per combattere il dissesto. Chiudi con Proro e sostieni l'uomo onesto. Se il lavoro non è un lusso, blocca il flusso di denaro. Una voce fuori cuoro equivale ad uno sparo.